festa della musica, sindaco Barbagallo, si balla, si danza, per la città invece cosa facciamo? Si suona più che altro. Diciamo che la festa della musica è stata voluta appunto, è stata organizzata una rete europea a cui tantissime città hanno partecipato. Noi abbiamo voluto partecipare dando così un segnale. I tempi sono stati molto, molto stretti e quindi abbiamo organizzato un evento il giorno 21, domenica, che partirà dalle 18. Gaia Di Mauro, se ci dai qualche particolare, diciamo, del programma, qualche momento per capire meglio di cosa si tratta. Allora sì, quest'anno in occasione della festa della musica si è pensato, appunto Roberto, il sindaco di Cireale, mi ha chiesto di far qualcosa in merito e si è pensato di far esibire dei giovani talenti che inizieranno a suonare già dalle ore 18 e che sono di vari strumenti, quindi non saranno solo pianisti ma ci saranno due trombettisti e una clarinettista che si esibiranno a partire dalle ore 18:30 e poi alle ore 20 ci sarà il mio concerto in cui eseguirò in una prima parte dei brani da solista, quindi durante il primo intervallo ci sarà un repertorio di Chopin, di Brahms e di Liszt, e successivamente, proprio perché si tratta della festa della musica e quindi di solito si festeggia insieme, mi piaceva che mi è piaciuto insomma invitare a suonare insieme a me due altri musicisti, maestri, una violinista, la maestra Erika Ragazzi, e un chitarrista, il maestro Mario Scire Chianetta, che eseguiranno prima due brani come duo e poi degli ulteriori brani di Piazzolla con me e insieme anche come trio.